Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Ends Village, un gioco in Early Access, è una versione molto arretrata, insomma, lo trovate su Steam a circa 9,99€. È un gioco con una grafica piuttosto particolare che ricorda un pochino diciamo quella di Prison Architect, di Rimworld, volendo anche di Oxygen Not Included. Ha questa sorta di disegni ed è una gestione di villaggio in periodo post-atomico. Ve la butto lì, ve lo faccio vedere. Il gioco, vedete, è in italiano, ma in realtà secondo me ci sono parecchi problemi ancora di traduzione. Infatti cliccando su ambientazione si va su video, insomma, quindi tutorial ci spiega poco, quindi iniziamo una nuova partita. Andiamo a scegliere la dimensione del nostro ambiente, andiamo poi a generare un seed casualmente, vediamo che mappa viene fuori. Abbiamo la God Mode, la Zombie Mode, no, la God Mode no, la Zombie Mode sì, proviamola, dai, vediamo un pochino come viene. Lo scopo di questo video è farvi vedere come funziona, che cosa ha da offrire il gioco, che per quanto magari ha diciamo un po' di critiche in questo periodo, perché non ha tantissime recensioni positive, naviga su una valutazione nella media, quindi vedremo. Allora, dobbiamo mettere un punto di inizio, io lo metterei vicino a una foresta, così in modo da ottenere un po' di legname. Ok, abbiamo i nostri primi sopravvissuti. Qua vedete, si può mettere in pausa, si può andare a rendere veloce il tempo. Qua sotto vediamo la temperatura, qua c'è il tasto delle opzioni, qua abbiamo una sorta di guida che ci spiega come fare. Non ha ancora tutto, diciamo, sottotitolato, quindi in pratica qua possiamo vedere le persone, forse i trasportatori, i bambini, insomma il cibo, l'acqua, il legno, la pietra, il legno lavorato, questo non so cosa sia, la pietra, il carbone e i metalli servono, i proiettili, e questo invece non so cosa sia. Lo andremo a vedere. Intanto diamo un'occhiata ci sta spiegando che cos'è, cosa sono questi questi tasti. E la prima cosa da fare nel gioco è sicuramente aumentare il numero di trasportatori. Abbiamo 35 persone, quindi mettiamo magari 9 trasportatori e 9 lavoratori. In questo caso la nostra partita comincia, vedete gli omini che si muovono, noi poi possiamo andare a cliccare su ognuno di loro, vedete la traduzione non è proprio ottimale, forse sarebbe meglio metterla in inglese almeno all'inizio. La prima cosa che facciamo è andare a vedere, poi andremo a vedere tutte le costruzioni, per intanto cominciamo la costruzione di una piccola casa qui e iniziamo anche la costruzione di una... Allora, di un campo di legno, che in realtà campo di legno non vuol dire niente, perché è un wood camp, sarebbe la stazione di raccolta del legname. Adesso iniziamo queste prime fasi di gioco e poi andremo a vedere tutti i tasti. C'è anche una ricerca, poi andremo a vedere bene tutto. Musica abbastanza inquietante. Ci sono anche questi robottini un po' stile steampunk che aiutano nella costruzione. Non hanno proprio tutti una bella cera, però insomma qua abbiamo smontato il camper e diventa una sorta di stockpile, quindi legna, pietra, legna da ardere, ok, ago per iniezione, parti di pistola che poi si possono assemblare, ci sono noce, non vuol dire, è un bullone, non è una noce, il filo, questo è l'oro, che invece è il numero 136, l'ora coal, il vello, volantino non esiste, sarebbe un ingranaggio, insomma, vabbè, la traduzione, buono il tentativo, però insomma, magari meglio metterci mano da parte di qualche traduttore. Qua possiamo andare a decidere il numero di lavoratori, io gliene piazzo 5 e andiamo a piazzare anche la zona di scavo, che è qui. Poi magari dall'altra parte potremo, scusate, la estendo un pochino così almeno andiamo ad aprire sotto e poi potremo andare a mettere altra gente.
altre stazioni di lavoro. Andiamo a vedere tutto quello che si può costruire ora qua a livello di edifici. Possiamo fare le case piccole, medie, grandi, sta diventando anche notte intanto. La farma, quindi abbiamo l'azienda agricola e vedete che cosa crafta, l'azienda, il campo d'acqua, abbiamo il minatore, abbiamo il magazzino, abbiamo il campo di legno, appunto, la stazione di allevamento di animali, e tutto in stile non cyberpunk ma steampunk, e il campo di pesca che produce. Io inizio a fare magari un campo da minatore, così iniziamo a scavecchiare qui, poi vediamo anche come funziona. Qua invece abbiamo le farm. La farm, guardate quante ce ne sono: impianto di lavorazione del legno, stazione di ricerca, impianto di separazione minerale, spinning, che non so cosa sia. Spinning. Vabbè, piantare alberi. Sì, è la classica del quello delle foreste in pratica. Macchina per la distillazione dell'acqua. Campo di carpenteria, che crafta tutte le cose in legno. Il mulino. Panettiere. La fabbrica di cucito e il wave, che penso sia un tessitore. Poi, queste erano le fabbriche. Le farm le abbiamo viste prima. L'industria. Industria, fabbrica di fonderia. Formatura dei metalli. Scusate, intanto metto in pausa così non perdiamo tempo. Estrazione elettrica. Sì. Vabbè, sarebbe una trivella elettrica. Macchina di scavo. Tira fuori il petrolio, interessante. Raffineria d'olio. Raffineria di petrolio sarebbe, perché oil non è olio ma è petrolio. Fabbrica di armi. Carica batterie eolico. E fabbrica di munizioni, interessante. Ricerca, abbiamo fabbrica farmaceutica. Ci produce dei vaccini, perché penso si possa essere anche infettati. La torretta. La stazione del dispositivo, che non so cosa sia. Stazione di ricerca genica, per sviluppo genetico. Armi, con la Y, vabbè, esercito sarebbe, ma armi e armi, vabbè. H48, non lo so. Polo di allarme, H43, va bene. Altra cosa interessante, il gioco si ispira fortemente anche a Factorio. Infatti, se andrete su Steam e vedrete i video, e anche le immagini, vedrete che le merci vengono trasportate da una stazione all'altra grazie a dei carrelli, dei binari. Quindi, ispirazione gradita, gradita. Allora, qua abbiamo le strade, quindi possiamo fare il mercato, possiamo fare il cancello, possiamo fare la strada o la parete. Vabbè, intanto, qua abbiamo poi la possibilità di distruggere. Niente, riprendiamo la partita così vediamo intanto che cosa succede. Allora, intanto abbiamo costruito questo, che è il minatore. Diamogli 5 lavoratori e settiamo una nuova zona dove scavare, che sarà prettamente questa. Va bene, molto bene. Iniziate a scavare voi lavoratori. Vediamo se di solito cliccandoci sopra possiamo vedere quanti stanno lavorando. Per quello, infatti, qua stanno già scavando. Non so adesso onestamente se abbiamo ancora lavoratori, però magari diminuiamo un po' di 2 i trasportatori. Ci servirà acqua. Qua ci sono delle ossa. Non ci sono rumori ambientali, ed è uno dei difetti con cui concordo. C'è la musica che improvvisamente va via, e il gioco, quando diventa notte e tutti vanno a dormire, sembra essere in pausa. Cioè proprio... Vabbè, qua abbiamo, con questo tasto, la gestione del lavoro, con i lavoratori che abbiamo visto. La gestione della fabbrica, quindi tutti i lavoratori che abbiamo in miniera, diciamo, e nello scavo. L'orario di lavoro, dove possiamo settare il riposo, le ore di sonno, le ore di lavoro. E qua abbiamo l'esercito, quindi quelli col fucile e quelli con la pistola. Qua abbiamo la gestione dell'inventario. Abbiamo di tutto e di più, cioè veramente di tutto e di più, diviso anche magari per categorie. Il pannello della ricerca, molto interessante, perché si divide tra articolo, che non è articolo ma è tools, quindi gli utensili. Possiamo andare a sviluppare, ricercare con questo specifico edificio. Il piccone, per aumentare la qualità.
possiamo aumentare la qualità anche del martello e dell'accetta. Dopodiché abbiamo questa lama per sega, qualità dello strumento per poter tagliare meglio gli alberi. Abbiamo la chiave inglese, aggiornamento qualità dello strumento, che è il falcetto, che l'hanno chiamata ricerca falciforme, ma va bene. Ricerca sui coltelli, la pesca, ricerca sulla pesca delle scommesse. Sì, devo capire cosa è stato tradotto qua, comunque no, lo imiterò in inglese probabilmente. Cibo, abbiamo la possibilità di ricercare il grano per farlo crescere più velocemente. Infatti io adesso volevo creare qualcosa per poter fare il cibo, quindi magari facciamo un allevamento di animali, no, facciamo un campo d'acqua dove andremo a raccogliere l'acqua e un'azienda agricola. Intanto così iniziamo a vedere anche come funziona. Secondo me le animazioni sono molto belle. Non so se mi ricordano un po' Sio o... come disegni, intendo dire. O forse no, io fumetti non me ne intendo molto, onestamente. È un mio limite. Allora, 7 sopravvissuti vogliono unirsi al tuo villaggio. Accettiamo. Il gioco ovviamente andrà tenuto d'occhio perché... al momento è indietro, ma lo portano avanti. Quindi, insomma, bisognerà vedere. Sperando non vada a finire in un buco nell'acqua. Macchina per la distillazione dell'acqua. Ok, qua distilliamo l'acqua e vediamo anche come fare poi a trasportarcela. Ok, non abbiamo qualcosa magari per non so, la pesca magari. Avevamo visto prima campo di pesca. Dobbiamo metterlo qui. Però no. Allora, vediamo. Stazione allevamento animali. Vabbè, intanto iniziamo a vedere qua come funziona. Ok. Mannaggia, ho sbagliato però. Azienda agricola. Dobbiamo capire come fare a... devono raccogliere qualcosa comunque. O si coltiva per conto loro. Fabbricazione. Gli do 4 persone che però non sanno minimamente cosa fare, dovrebbero andare a raccogliere un po' di cose. L'area di lavoro, gli facciamo fare questa, anche se in realtà non lo so se effettivamente funziona in questo modo. L'area di ricerca, magari facciamo la torretta di ricerca, così magari qua ci servirà anche energia dopo, quindi dovremo fare carica batteria eolico, lo facciamo qui. Intanto vediamo come funziona il distillatore d'acqua. Ok, qua vedete che ci va a craftare l'acqua. Acque reflue. Ah, ok. Allora, questo, non capisco che cosa possa essere. Io gli do dei lavoratori, campo d'acqua. Ma devono avere una work area. La work area, posso dargli anche questa? Sì. E gli do anche dei lavoratori. 5, sì, glieli avevo già dati. Vediamo se vanno a raccogliere, perché hanno il secchio, stanno andando a riempire l'acqua. Quindi credo possa funzionare. Ok, sì, hanno riempito l'acqua. Quindi stanno portando l'acqua qui. Sarà da capire dopo come organizzare con i trasporti, con lo stoccaggio, perché al momento... stanno portando dentro dei secchi. Vediamo adesso se arriva l'acqua. Sì, infatti stanno arrivando acque reflue. Ok, qui gli do 3 lavoratori e dovranno prendere le acque reflue. Ok, le stanno già portando lì e le raffineranno, io mi aspetto. Sì, infatti stanno lavorando all'acqua, l'acqua reflue. E hanno creato bucket water, cioè il coso d'acqua, insomma, va bene. Intanto vediamo come sta andando avanti il resto. Il capanno minatore sta andando bene, stanno scavando pietra al momento, minerale. Vediamo se hanno fatto il resto. Poi vabbè, ci sono effetti un po' così di luce, un po' così da sistemare, ma va bene. Allora, io avevo costruito anche, non mi ricordo più dove. Sì, questi, ma non me lo fanno. Carica batteria eolico e anche la torretta. Però voglio capire se posso fare effettivamente un campo.
cioè io ho fatto una farma, ma magazzino, campo di legno, l'azienda agricola, ok, stanno coltivando per conto loro, ok, ottimo, non so cosa stanno facendo, perché tu cosa stai facendo? Tradotto un po' così anche il personaggio, che possiamo andare a seguire con la sua felicità, le radiazioni, perché appunto siamo in un'epoca post-atomica. Posso fare delle case per andare ad aumentare la stazione di allevamento animali. E io faccio anche questo, perché se però mi deste un po' di vediamo, lavoratori, così mi fate questo, c'è modo? No, perché manca questo e manca anche questo. Eh sì, non possiamo farlo perché manca la raffinazione. Quindi dobbiamo andare a prendere la fabbrica per raffinare i metalli. Impianto di lavorazione di separazione minerale. Ok, facciamolo magari qui, vicino alla miniera. Raffinazione, e vediamo come funziona. Ok, sono tutti giù. Stanno dormendo tutti, si può ingrandire anche parecchio. E niente, ok, adesso vedo bene. Sono quelli morti questi, c'è un omino con l'aureo là sopra, quindi direi di sì. E qua dentro poi possiamo andare a togliere delle cose, mettere, decidere di vietare, di depositare alcuni oggetti. C'è l'olio di pesce, il sangue rosso, mutazione genetica Y, il piano, non so cosa sia il piano. Volevo fare anche la... torretta, sì, l'hanno tradotto torretta, ma sarebbe quello della ricerca. Me l'ho riuscita a fare questo o è troppo difficile? No, ok, ce la fate. Ah, servirebbe anche la raffinazione del legno, quindi magari un altro edificio lo piazziamo qua come fabbrica. Vedete che c'è una industria fabbrica, quindi sono quelle un pochino più raffazzonate. Impianto di lavorazione del legno, sì, lo piazziamo qua, infatti. Spero non sia alimentato, perché sennò non ne usciamo più. Acceleriamo un pochino il tempo. E secondo me, prima di arrivare tra poco alla conclusione, inizio a dare due impressioni. Secondo me il gioco da tenere d'occhio per chi ha amato giochi come Rimworld, di gestione delle colonie, perché veramente secondo me può essere... Allora, poi... Ah, ok. Mi stanno iniziando a portare il minerale, legna da ardere. Serve anche la legna da ardere. E praticamente vanno a farmelo all'infinito. Devo capire cos'è questa cosa qui. La qualità potrebbe essere. Perché un'altra pecca che danno di questo gioco è l'assenza di tutorial. Cioè, il tutorial c'è, in realtà l'ho fatto, ma a un certo punto smetteva di dirmi le cose, quindi... Stiamo iniziando a raffinare il metallo. Vediamo che cosa creiamo. Pietra, minerale, vabbè. Ci saranno anche gli zombie che arriveranno e dovremo difenderci. Ci saranno le ondate di zombie, ma spero vivamente di non vederle. Allora, abbiamo fatto la stazione di allevamento animali con una zona che possiamo adibire. Ho fatto un po' alla cazzo, insomma. Cinghiali, pecore, galline, io spunto tutto. Lavoratori 3, non ce ne abbiamo di lavoratori? Possiamo togliere un lavoratore qui e aggiungerlo lì? Sì, infatti. Siamo al limite dei lavoratori, io ne metto uno solo e vediamo che cosa inizia a fare. Allora, quello lì, ok, poi togliamo magari un lavoratore anche qui. Lo togliamo anche da qui. E li mettiamo qua alla lavorazione del legno e loro in pratica creano legna da ardere e legna raffinata, in modo da avere un po' di autonomia. Abbiamo prodotto un po' d'acqua, sì, acque reflue. Qua intanto continuiamo a raccogliere acque andate a male. Giustamente si può essere tratti in inganno e dire ok, l'acqua è lì, la prendiamo, la beviamo. In realtà non traspare al momento moltissimo il fatto che siamo in un'epoca post-atomica con gli zombie. Quindi un po' sulla linea di Day Are Billions è diventato in italiano pure lui, è diventato anche bellissimo graficamente,
ma da quanto ho visto è estremamente difficile. Avevo avuto una mezza idea di fare una serie su The Year Billions, ma sono morto 3 volte. Ho iniziato 3 volte, sono morto 3 volte, quindi non lo so, non lo so. Allora, qua stanno lavorando il legno, qua stanno separando con il carbone le varie. Guardate quanti ne hanno raccolti. No, non hanno raccolto una ceppa di niente perché hanno raccolto solo il minerale e basta. Ora coal non hanno trovato niente, sta andando proprio male come raccolta. Però la cosa che si può pensare di fare dopo è allora, il campo di carpenteria per fare delle armi, piantare alberi. No, io direi che potremmo fare. No, il panettiere no. Dobbiamo fare separazione minerale, l'abbiamo fatto, e lì distillazione dell'acqua l'abbiamo fatto, stazione di ricerca. Sì, ma dove lo metto? Qui. E poi dobbiamo fare anche la prima zona di produzione delle armi in modo da poterci difendere. La mettiamo qui vicino a questo. Gli alberi adesso si stanno un pochino diradando, quindi. Questo qua cosa sta facendo? Sì, ma ognuno poi è libero di camminare come meglio crede, insomma, non è che sono io qui a dire tu non puoi. Allora, dovevamo fare anche più case, perché ovviamente sono indisciplinato e volevo farvi vedere più cose possibile, perché sarebbe figo fare tante case e poi magari metterle in comunicazione con le strade, che sono queste. Beh, bellino il fatto che si costruisca tutto. Si costruisca tutto. Si costruisca tutto e si facciano anche i cancelli. Allora. Beh, intanto sono tutti qui oberati di lavoro. Allora, io direi che in questo caso mi piacerebbe che mi produceste queste. Legna d'arte. No, 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 no. No. Secchi. Ah, anche per fare secchi. No, io voglio fare una balestra. Fatemi un po' di balestre e frecce, perché non sono sicuro che queste cose che sto vietando di costruire mi serviranno per fare queste due cose qui, però io voglio balestre. Voglio balestre e altro. Qua stanno iniziando, ok, con la strada. La strada voglio vedere quanto mi costa. No, non credo niente. Vabbè, intanto qua stanno coltivando, non si è ben capito che cosa. Vediamo se hanno raccolto qualcosa. Dovevo sceglierlo. Niente, sono pirla io. Ok, abbiamo scelto questo che purtroppo non esce scritto cos'è, ma immagino sia del grano. Questo non so cosa sia, erba medica forse, questo mele, alberi da frutto. Ma vabbè, ho selezionato quello, quindi adesso dovrebbero iniziare a lavorarci sopra. Allora, adesso io spero finiscano in tempi brevi tutta questa costruzione e soprattutto mi facciano delle balestre, perché. Datemi dei lavoratori. Sono morti? No, non è morto nessuno. Quindi magari diminuiamo il minatore. Datemi un minatore in meno, un paio in meno e mi fate fare un po' di armi per sta gente qui che magari iniziamo la produzione di armi, iniziamo a fare un piccolo esercito. Ok, rallenta, ferma. Abbiamo finito, la zona è diventata già più gradevole. Questa è una ricerca, cioè praticamente ci va. Ah, sì, volete unirvi, sì. Questo qua praticamente cosa fa? Brucia carbone e produce. Ora copper? Ah, del ferro produce, ok. Va bene.
Ma non abbiamo possibilità di fare, sì, la ricerca che era questa qui, però ci chiede tutte queste cose che se sono lavorazioni del metallo. Ok, no, adesso iniziano a lavorare seriamente, quindi ok. Qui invece non stanno allevando nulla perché probabilmente gli animali mancano e in qualche modo dovremmo tenerli, non so come, magari a livello genetico, non lo so. Sembra essere molto interessante, sembra avere già tantissime cose, nonostante sia solo la versione 0.3.1, quindi il gioco è assolutamente promettente per tutti gli appassionati di diciamo manageriali di villaggio, pratica, soprattutto in epoca post-atomica. Dovrò portare prossimamente anche, non so quando, però probabilmente tra un po', Surviving the Aftermath, dagli stessi sviluppatori di Surviving Mars, un altro gioco rigorosamente in inglese di gestione di colonia simile a questo, con grafica ovviamente più bella, più realistica, anche se in realtà io non saprei quale scegliere, perché a me i giochi con questa grafica qui fanno veramente impazzire. Allora, intanto abbiamo raccolto anche Orcall, sta andando discretamente bene, abbiamo preso anche Orcopper, questo qua rosso, polvere da sparo, no? Beh dai, non sta andando malaccio, non mi sembra neanche avere una difficoltà così elevata, però sicuramente magari qualche zombie potrebbe arrivare prossimamente, io spero di no, ma non lo so. Comunque, voi fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!